con un sorriso addosso, mi dice, giochiamo insieme dai, ti compro un aquilone rosso, se lo vuoi. Avevo appena aperto gli occhi, ma il buio mi raggiungeva già. Due mani rubavano al mio corpo l'innocenza. Ma perché ha toccato a me fra tanta gente? Ma che cosa c'entro io con quella gente? Qualcuno mi renda l'anima. Qualcuno mi renda l'anima. Qualcuno mi renda l'anima. Questa canzone che Santoro gli ha sintetizzato, lui la cantava dopo una gag incredibile. Andava in un club a Milano e aveva un complice in tutta la sala. Lui si metteva ad ancheggiare in silenzio. Dopo 5 minuti che ancheggiava, qualcuno, di solito attrezzolato, lui dice: approccio! E lui diceva: sì, è vero, sono omosessuale, sono stato diventato all'età di 4 anni. Ed è un discorso che sconvolgeva lo spettatore, forse vero o no, non ha molta importanza. E era tutto in questo senso, è un personaggio incredibile, cioè delle aneddotiche stupende, molto attento a guardare verso il fondo. Una volta era una tournée organizzata da impresari ballanti, e lui si presentò con il certificato medico, lo stato di pescare esaurito, davanti allo stadio di Rimini, il 2 di agosto, vestito con la veletta, con la jabot. Ani, mi manca l'aria, che nel genere della vita romana vuol dire ho bisogno di soldi. Ani, mi manca l'aria. Sono malato, stasera non canto, mi passa tutto se me la dovete lasciare. Allora mi chiamava per un consiglio, un amico dell'impresario, dice: monsignor Luciato, ma cosa facciamo? E dico: chiamate i carabinieri e denunciatelo per tentata estorsione. E invece pagarono, pregando che gli venisse un cancro a quel busone che diceva essere stato bellissimo. Tornando a De Gregori, in quegli anni fu oggetto di contestazioni. Sì, uno dei periodi che ho vissuto personalmente è stato quello in cui i cantautori erano diventati lo sfogo, proprio il terreno di scontro di tutte le frustrazioni giovanili. Per molti anni non si riuscirono più a fare concerti in Italia, tra la fine degli anni 60 e la fine dei 70. Perché? Perché dicevo: tu devi essere un compagno funzionale, insomma c'erano questi contestatori che tiravano gente, interrompevano i concerti, pretendevano di entrare gratis, la musica di tutti, e quindi si slogan più o meno folli in un periodo in cui la società era abbastanza folle per molti versi, mettevano in crisi i cantautori. Naturalmente qualcuno come De Gregori, che fu processato al Paradiso, interrompere lo spettacolo, lo sequestrarono, gli dissero: suicidati come fece Majakovskij, eccetera eccetera, lui uscì scioccatissimo e si fermò per parecchio tempo. Altri reagirono con delle canzoni che secondo me coglievano proprio la contraddizione di questi contestatori. Una di quelle che amo più di tutte è poco nota ed è di Roberto Vecchioni e fa così. E sparavo il cantautore in una notte di gioventù, gli spararono per amore per non farlo cantare più, gli spararono perché era bello ricordarselo come la mia, alternativo autoridotto fuori dall'ottica del sistema. Scemo, scemo. Mentre cadeva giù dalle tasche, mi rotolava di qua di là, sogni di Giuda, bucce di pesca e tante altre curiosità. Mentre cadeva buono tre buoni e se ne piava di più la vista, fece di getto due o tre canzoni, segno che era un grande artista. Cremo, cremo. E spararono al cantatore in un eccesso di gioventù, gli spararono per ricordarlo come era stato e non era più, e con il mento fra le due asti, steso sul palco con gli occhi puri, senti gridare due coppe passi, se lo mangiamo c'è come lui.